Molti di noi abbiamo conosciuto Don Tarcisio e ci è stata una grazia, è stato un dono di Dio averlo conosciuto. Ci ricordiamo di una frase che ci ha detto, di un incontro, di una liturgia, ma penso quello che rimane indelebile in tutti noi è il suo stile di vivere insieme a noi, di parlare, di affrontare la realtà, il suo stile di uomo di Dio, la sua fede. Veramente è stato un uomo coraggioso, un vescovo che ha saputo leggere profeticamente i segni dei tempi. Lui si è reso conto del cambiamento sociale, ecclesiale, del concilio, di quello che presupponeva la nuova realtà e la postmodernità, e gli ha detto: bisogna iniziare un cammino per i lontani nella diocesi. Gli ha chiamato l'iniziazione cristiana del cammino neocatecumenale, che è stato vicinissimo a noi. Non solo questo, lui ha intuito, perché aveva uno spirito missionario, lui è stato in Brasile, il suo spirito missionario era forte, ha intuito che questa piccola città di Maria, di Macerata, Dio stesso nella storia della salvezza, l'aveva collegata con la Cina. E è stato lui che ha riscoperto molto, ha dato molto auge al grande missionario maceratese, padre Matteo Ricci. È lui che ha voluto introdurre la causa di beatificazione di padre Matteo Ricci. E questo l'ha indotto anche a chiedere a Chico e a Carmen un seminario Redemptoris Mater per l'Asia, per la Cina, che è dove siamo qua noi. Anche io posso dire che lui è stato il primo benefattore, anche economico, questo è storico. Ci ha dato i suoi risparmi, quello che aveva anche della sua famiglia, il primo che ce l'ha dato a noi, dopo è stato con noi. Certo, ha dovuto soffrire, ha dovuto lottare, non è facile, niente nella Chiesa si fa senza sofferenza e nel mondo. Ma da dove le veniva questa forza a Don Tarcisio? Noi siamo testimoni di questo, del suo grandissimo amore a Gesù Cristo. Quando leggeremo le sue omelie traspare un amore a Cristo grande, era unito a Lui. Traspare anche una devozione filiale che ha ricevuto già dalla sua famiglia, erano 9 figli. Una famiglia marchigiana, numerosa, laboriosa, cristiana, le sue radici, del seminario, del suo parroco. Ecco, e aveva un grandissimo amore alla Vergine Maria, dolcissimo. E bellissimo che lui è morto pregando l'Ave Maria. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E la Vergine Maria è venuta a cercarlo in questa strada, quella mattina. Anche aveva un grande amore al Papa, era un uomo cattolico, ecclesiale, diciamo così, no? E il Papa l'ha incoraggiato a chiedere il seminario Redemptoris Mater, il Papa stesso Giovanni Paolo II. Per noi, la giornata più bella di Don Tarcisio me la ricordo il 13 giugno, mi sembra che era il 93, come era raggiante il suo volto quando il Vescovo era nella cattedrale, quando aveva visitato Macerata, il Papa, certo. Quindi, come era radiante quando il Papa è venuto qua, ve lo ricordate? Ecco, questo libro dice Tarcisio Carmone, un pastore con l'odore delle pecore. È vero questo. Ma a noi che l'abbiamo conosciuto ci ha lasciato il profumo di Cristo. Questo profumo che dopo 20 anni continua in tutto il popolo maceratese della provincia, perché sono tutti convinti di che era un santo. E abbiamo tutti il grandissimo desiderio profondo del popolo cristiano che presto sia iniziata la sua causa di beatificazione.